Digimon al porto, non sono ancora morta, sono tornata dalla malattia perché stavo male. Le febbri, quelle belle pesanti da 40. E oggi facciamo un video abbastanza corto per riprendere la mia bellissima attività che ho lasciato a causa malattia, dalla quale non riuscivo neanche ad alzarmi dal letto, cui non sono neanche guarita del tutto, ma si continua a lavorare. E parliamo di Metro e della beta di The Division 2 che si è appena conclusa, tipo ieri. Allora, partiamo da Metro. Metro, come ben sapete, esce il 15 febbraio ed è il terzo capitolo della serie. E per chi non lo sapesse, e ho notato che molta gente non la conosce, non ci credevo neanch'io, però evidentemente è così. Ciao Metro. E Metro è tratto dai libri. Da una serie di libri dove l'autore, che è Glukowski, l'appoggia molto. Porto delle curiosità su Metro che ho trovato in internet, anche delle notizie parecchio recenti di 1 o 2 settimane fa più o meno. Queste sono quattro curiosità su Metro. La prima, non molti di voi probabilmente sapranno, ma c'era in lavorazione un film. Doveva essere prodotto da MGM, che ha comprato i diritti nel 2012. Indietro, eh. Ma fino al 2016 decise di ridarli indietro e quindi il film non vide mai la luce e non la vedrà mai, secondo me. Perché non è stato fatto un film? Perché questa bellissima casa cinematografica cosa voleva fare? Come chi ha giocato Metro sa che Metro è ambientato a Mosca, nelle metropolitane di Mosca, come il libro, giustamente. Ebbene no, questa qui la voleva spostare a Washington. E per chi ha giocato il videogioco e chi ha letto i libri sa benissimo che è impossibile, perché Washington non ha la metropolitana di Mosca, non è uguale, come la razza degli Uskuri, che cazzo c'entra Washington? Non puoi farmi il film di Metro che è ambientata a Mosca a Washington. E dopo una lunga battaglia tra la casa cinematografica e l'autore, alla fine si è deciso di non fare il film. Ma nonostante tutto, Glukowski è parecchio positivo perché secondo lui, grazie a Metro Exodus che esce appunto il 15 febbraio, troverà una casa per fare il film. La seconda curiosità che vi porto oggi è, come avevo accennato all'inizio video, Glukowski è molto, molto favorevole ai videogiochi. Secondo lui è stato proprio il videogioco a rendere famoso Metro in tutto il mondo, soprattutto i libri. Ma per Sapkowski, che per chi non lo conoscesse è l'autore di The Witcher, colui che ha venduto i diritti a pochissimo alla Red Project per farci il gioco, non è molto d'accordo. Non a caso Glukowski gli ha dato dello strozzo. E te lo meriti perché lo sei. Per Sapkowski i videogiochi hanno rovinato la sua saga. Cioè, secondo lui i videogiochi non gli hanno portato la gente, non l'ha portato a conoscere in tutto il mondo The Witcher, no. Quindi Glukowski gli ha detto appunto sei uno stronzo, un arrogante, perché se non era per il videogioco non ti conosceva nessuno in tutto il mondo. Cioè, effettivamente non lo avrei conosciuto neanche io. Il videogioco. Terza curiosità non è, per chi ha comprato preordinato Metro Exodus, l'ultimo capitolo della saga che si ispira al libro 2034, la differenza di Last Light che non si ispira niente. E verrà venduto solo su Epic Store, che sarebbe il sito di Epic Games in esclusiva per PC. Si parla della versione di PC in questo momento. Sarà in esclusiva per un anno, ovvero che tu per quest'anno lo puoi comprare, poi no, e su Steam non ci sarà. Non a caso a Glukowski questa cosa non gli è piaciuta, perché cioè praticamente per mostrare il suo disappunto contro Epic Store e la casa Deep Silver che produce Metro, ha pubblicato la foto del treno dell'Aurora, che è praticamente la copertina Steelbooks che uscirà il 15, e con la frase in inglese che ve la scrivo sotto perché io l'inglese non lo so, perché alla fine Metro è sempre stato su Steam. I primi 2 capitoli ci sono su Steam, dappertutto lo puoi trovare. Perché fare l'ultimo capitolo solo Epic Store in esclusiva per un anno, che poi viene rimosso? Perché secondo loro la versione PC non è che andrà molto più su console. Stronzi, io gioco su PC. Esistiamo anche noi poveri comuni mortali che giochiamo su PC. La quarta e ultima curiosità su Metro, poi passiamo a The Division, è che io ho trovato particolarmente interessante è che Glukowski tiene in considerazione molto di più la narrazione della grafica, e su questo sono d'accordo, perché ok che la grafica di Metro 2033, che è il primo e Last Light, è bella perché è bella, a me piace un botto, però sono d'accordo con l'autore che dice che la narrazione è molto più importante, perché se il videogioco non c'ha una trama decente, fa cagare, cioè fa schifo, ci giochi 2 orette lì e poi smetti.
Cioè, perché t'annoia. Invece una trama emozionante che ti tiene attaccata al gioco, nonostante la grafica non sia granché, è molto più piacevole. Preferirei 10 volte di più un gioco con una narrazione fantastica e la grafica lasciata un po' a disparte. Non che faccia schifo in 8 bit, però che sia lasciata, cioè che sia decente, ma non al top. Non a caso, se Metro non avesse tutta la trama che c'ha, cioè non è Metro. Pensateci, Metro senza la trama di Metro. Una trama banalissima solo con gli zombie horror che ti devi salvare per un mondo post-apocalittico dove sali in superficie e muori. No. E non a caso l'autore ha fatto un paragone con i film. Ha messo in paragone Transformers, che sì, c'ha degli effetti speciali eccezionali e bellissimi di qua di là, però t'annoia, in paragone con una serie TV di Netflix, Breaking Bad, dove il cast è formato da 5 persone in croce, però la storia è emozionante e ti tiene attaccata lì. Ragione, è giusto! Cioè, la gente deve capire questo, nei videogiochi è importante la trama, non la grafica, però tutti vogliono la grafica. Bene, queste erano le curiosità su Metro che ho trovato in giro navigando per il web, pensavo di portarne di più, ma non ne ho trovate tante. Ci sono rimasta alquanto male. Però un video su Metro prima dell'uscita dell'ultimo capitolo, dovevo farlo, visto che quando l'ho giocato, che in realtà l'ho recuperato tardi come gioco. Però mi è piaciuto parecchio. Passiamo a The Division 2. Come ben sapete c'è stata la beta privata. Per chi avesse preordinato il gioco oppure che si fosse iscritto, che io mi sono sia iscritta che ho preordinato il gioco, ma ho avuto la beta solo perché ho preordinato il gioco. Non ho avuto l'email, non ho avuto culo, non sono stata selezionata a caso. Ubisoft, parliamoci chiaro. Ubisoft, parliamoci chiaro. Se devi far uscire, ok, che è una beta privata, posso capire. Ottimizzala per favore, perché le prime missioni, ok, vanno fluide, dopo il lag, un lag assurdo, ho detto boh, avrò un PC talmente antiquato che fa schifo, sarà quello il problema, abbassiamo la grafica, lagava uguale. Tra l'altro ho scontrato che anche molte altre persone laggava, quindi era proprio la beta ottimizzata male. Speriamo che il gioco finale non sia così perché mi incazzerei un pochino, visto che mi piace tanto e lo aspetto dalla Games Week. Dopo averlo provato lì. Più o meno chi ha giocato il primo The Division, il secondo sarà molto simile, cambia un pelino l'ambientazione perché non c'è più la neve ma c'è il sole perché è passato l'inverno. La Daxon già ancora non pensavo, perché essendo dopo l'epidemia e quindi in teoria dovrebbe essere stata curata, non pensavo ci fosse ancora la zona nera. Questo mi ha stupito. Infatti non vedo l'ora di giocarlo per vedere come mai c'è ancora. La grafica è migliorata sicuro. La grafica ci sono stati qualche miglioramenti, ma pressoché è sempre la stessa, è molto simile. Hanno aggiunto gli effetti di luce, cioè l'erba che si muove, il fumo, il gas. Hanno aggiunto la fauna e i cervi, ma ok. Ci sono delle meccaniche aggiuntive, tipo gli insediamenti, dove puoi fare dei progetti, potenziarli, arruolare la gente. E questa deve essere una cosa abbastanza carina. Purtroppo non l'ho potuto giocare tantissimo per via del lag, appunto. E spero di recuperarlo a marzo, che esce il 15 marzo per chi non lo sapesse. Una cosa che avevo già notato da Games Week è che sono state aggiunte le classi, che sono tre: il cecchino, dove giocherò io, la demolizione e il survivalista, che sono le tre principali. Il cecchino ovviamente vai con lo sniper, survivalista è quello classico con l'M4 e ovviamente la Ubisoft non ci fa mancare. Bene, per questo video è tutto. Io e Midna che si sta pulendo il manto qui di fianco a me. Appena esce Metro lo porterò sul canale, farò un unboxing perché ho preso la Deluxe, l'Aurora Edition. Detto questo, da Digimoni passo e chiudo. Ciao!